Oggi in Toscana c'è un evento straordinario, forse il più grande e il più bello della nostra regione in un anno. Inizia l'anno scolastico per tanti studenti, ragazzi, bambini, giovani. 504.000 studenti andranno ad occupare le 22.000 classi che sono presenti in Toscana. Un fatto che ci coinvolge tutti. A partire dalle famiglie, a partire dai genitori, dai nonni, dai tanti servizi che le amministrazioni comunali, anche insieme alla Regione, hanno predisposto. È tutto un mondo che si muove. Io voglio fare anche gli auguri sentiti a tutti gli insegnanti. Mi auguro che la buona scuola funzioni, che le normali difficoltà, le polemiche che accompagnano ogni riforma producano davvero quella sistematizzazione, stabilizzazione del precariato nella scuola e producano anche quell'autonomia scolastica a servizio delle famiglie, a servizio degli insegnanti e soprattutto a servizio dei ragazzi. Anche questa volta noi abbiamo fatto più della nostra parte verso coloro che sono in difficoltà nell'acquisto dei libri, abbiamo fatto la nostra parte anche laddove una volta erano state tagliate le classi, penso alle classi Pegaso della Regione Toscana. Noi non vogliamo arretrare, non vogliamo perdere nulla. Diamo una mano anche a coloro che frequentano le scuole private, garantendo un contributo sul versante dei servizi. L'obiettivo di questo anno scolastico per la nostra Regione è la lotta contro l'abbandono scolastico, che è concentrata prevalentemente nelle province di Livorno, a Piombino, a Massa. I ragazzi da noi devono andare a scuola e concludere tutto il ciclo scolastico. Su questo ci impegneremo e sono certo che anche su questo punto la Regione Toscana diventerà una delle prime regioni europee. Ricordo che a me dispiaceva andare a scuola perché non potevo partecipare alla vendemmia nei campi. Faccio l'invito a tutti di andare a scuola, ma nel pomeriggio se avranno un po' di tempo di fare una bella scampagnata. Farà bene anche alla salute. Buon anno scolastico a tutti.